Dall'incontro di Pasqua non si esce come si era prima. Il risorto ci trasforma, ci chiede di fare di Lui la luce e il senso della nostra vita, seguendolo sulla via della fede, della speranza, dell'amore agli altri, che divenga impegno, solidarietà vissuta, nutrita di preghiera, di comunione con Lui, che è vivo nei sacramenti della Chiesa. È ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in quest'ora difficile della nostra storia, segnata dalle ferite dolorose e purtroppo ancora aperte della pandemia e anche della dolorosa esperienza dell'aggressione della Russia di Putin all'Ucraina. Aprirci alla vita nuova per credere, sperare, amare in maniera rinnovata è dunque la sfida di questa Pasqua, che chiediamo a Dio di poter accogliere con fede e con amore umile come singoli e come Chiesa. Lo domandiamo con le parole struggenti di un monaco della Chiesa d'Oriente. Signore, che nessun nuovo mattino venga a illuminare la mia vita senza che il mio pensiero si volga alla Tua resurrezione e venga e senza che in spirito io vada con i miei poveri aromi verso il sepolcro vuoto dell'orto. Che ogni mattina sia per me mattino di Pasqua e che ogni giorno, ogni risveglio con la gioia della Pasqua mi giunga anche la conversione profonda, quella che sappia in ogni situazione e in ogni persona conoscerti come vuoi essere conosciuto oggi, non quale mi sembrasti ieri, ma quale ti mostri a me adesso. Che ognuno dei miei risvegli sia un risveglio alla tua presenza viva, un incontro pasquale con Cristo nell'orto, questo Cristo talvolta inatteso. Che ogni episodio della giornata sia un momento in cui io ti senta chiamarmi per nome, come chiamasti Maria. Concedimi allora di voltarmi verso di te, concedimi di rispondere con una parola sola, detta con tutto il cuore e che dica tutto di me. Rabuni, Maestro mio. Buona Pasqua a tutti.